Andate pure. Benvenuti a tutte e tutti a questo terzo incontro del ciclo di dal titolo Raccontare la pandemia oggi, immaginare la società di domani, organizzato da Officine Corsare Comunet e dal Corsaro, oggi in collaborazione anche con la Coalizione Civica Bologna. E questo ciclo di incontri si concluderà martedì con l'ultimo incontro tra Luciana Castellina e Cristian Raimo, che parleranno in vista del 25 aprile di patriottismo e senso di comunità ai tempi del Covid-19, mentre martedì 21 aprile ci sarà l'ultimo incontro dell'altro ciclo su questioni economiche dal titolo La Svolta, con Emiliano Brancaccio e Giacomo Gabuti, che parleranno appunto della necessità di un piano europeo contro la crisi economica. Quindi oggi invece parliamo assieme a Alessandro Ferretti, Giorgio Sestili e Fausto Tomei dei dati del contagio, elaborarli, interpretarli e comunicarli. L'idea di questo incontro è quella di ragionare su come vanno letti e in che modo appunto risolvere questo rompicapo che arriva, diciamo, ogni giorno come un rito ormai nelle case degli italiani, con appunto la conferenza stampa che adesso comunque non è diventata più giornaliera ma trasformata in due appuntamenti a settimana, ma comunque questo rito dei dati, dei titoli che arrivano nelle case ha bisogno sempre di più di essere anche interpretato. E i nostri ospiti stasera ci parleranno appunto di perché hanno sentito la necessità anche di interpretare e dare uno strumento alle persone per appunto risolvere questo rompicapo e, diciamo, forse anche cercare di dare di integrare quelle che sono le informazioni che ci arrivano dalla stampa. I nostri ospiti, come già detto, sono Alessandro Ferretti, che è un ricercatore dell'Università di Torino, Fausto Tomei, un modellista presso l'ARPA di modelli matematici presso l'ARPA Emilia Romagna e consigliere di quartiere di Coalizione Civica Bologna, e Giorgio Sestili, un fisico e che è il curatore della pagina Coronavirus, dati e analisi scientifiche. Faccio da subito mea colpa su questo panel tutto maschile, perché abbiamo provato anche a invitare delle persone, insomma, donne che potessero darci un contributo, ma purtroppo, diciamo, abbiamo avuto dei forfè e quindi ci ritroviamo con questo panel di cui, insomma, mi assumo la responsabilità. E io vorrei iniziare però a chiedere, partendo da Alessandro, perché avete sentito, diciamo, questa esigenza di raccontare la pandemia con con gli strumenti che avete a disposizione, date, insomma, le vostre competenze, date le vostre capacità di analisi, e quindi perché avete dedicato quello che è il vostro tempo libero, perché nessuno di voi tre fa queste analisi per lavoro e di conseguenza siete trovati a fare questo lavoro, tra virgolette, in più, e da metterlo a disposizione delle persone per supplire anche probabilmente in parte a quello che viene fatto dalle testate giornalistiche o banalmente dalle interpretazioni che in alcuni casi sono stiracchiate ad uso politico. Quindi lascio la parola ad Alessandro. Io ho cominciato semplicemente perché quando è venuta fuori questa emergenza, proprio per interesse personale, ovviamente è una cosa che riguarda proprio tutti, quindi riguarda anche me, e la prima cosa che mi è interessato capire è proprio capire, per quanto riguarda me, come funziona l'epidemia, come si sta sviluppando, quali sono appunto le caratteristiche, anche semplicemente per adottare dei comportamenti adeguati e avere una prospettiva di quello che succede.
E però ovviamente mi sono anche reso conto che per capirci qualcosa bisogna veramente avere una grossa mole di informazione, ovvero una volta che uno comincia si rende conto che prima di tutto è impossibile confrontare situazioni diverse, ovvero non è che confronti la Cina con la Corea, con l'Italia come se fossero la stessa cosa, devi avere un sacco di informazioni aggiuntive. Devi inoltre cercare di capire che anche cambia nel tempo la situazione, le situazioni sono molto differenziate, eccetera, eccetera. Quindi man mano che leggevo mi rendevo conto che effettivamente la mia posizione di fisico sperimentale mi aiutava abbastanza a avere una visione critica dei dati, perché io sono abituato, io lavoro nel mio settore con dei rivelatori che ti danno dei segnali che sono di per sé estremamente poco informativi. Ci vuole tutto un lavoro di comprensione di da dove viene, da cosa sono influenzati, e mi sono accorto che cercare di capire cosa succede nell'epidemia a partire dai dati che si avevano era un lavoro molto simile a quello che faccio io. Dopo un po' che mi mettevo a leggere, a cercare di capire, mi è venuta poi l'esigenza, notando che magari avevo comunque una certa dimestichezza con le cose, poi di comunicarle. È venuto solo dopo, a un certo punto uno si trova che dice: beh, mi sono studiato per settimane questa roba qua, mi sembra di avere qualcosa da dire, anche magari semplicemente sul piano locale, perché poi, di nuovo, alla fine, una volta che uno capisce un po' come si evolvono i dati, come funziona il virus, si accorge che manca proprio la capacità di vederlo magari a livello locale. In Piemonte non c'era nessuno che guardava i dati in una maniera critica cercando di interpretarli. Io avevo già un blog, ho cominciato a scrivere degli articoli su questo blog e da lì è cominciato un po', poi c'è stato interesse da parte delle persone e quindi ho cominciato una vera e propria attività, diciamo, che poi rientra un po' nell'ambito della terza missione dell'università. Noi sappiamo che in verità è proprio parte del lavoro. Ovviamente questo è facilitato dal fatto che io, essendo uno sperimentale hardwareista, io devo lavorare in laboratorio, quindi in questo momento non ci posso lavorare e quindi ho avuto anche modo di dedicare molto tempo a questa cosa qui e supplire, insomma, di guadagnarmi lo stipendio in un altro modo, ecco. Grazie Alessandro, insomma. Come lo dicevi, insomma, sei partito da questo blog e sei passato poi appunto a avere questo contatto più diretto con un pubblico più ampio attraverso gli articoli, insomma, che hai iniziato a scrivere per la stampa. Sì. Sia nel caso di Fausto e di Giorgio, diciamo, lo strumento è stato Facebook, diciamo, quello che ha permesso di arrivare al grande pubblico, mettiamola così. Non so, Giorgio, se vuoi raccontarci anche tu un po' da dove sei partito e quali sono state, insomma, le cose che ti hanno stimolato e spinto a fare questo passo. Io ho cominciato non perché avevo la necessità tanto di analizzare questi dati che continuamente ci arrivavano, nel senso che il mio è più un lavoro di divulgazione. Io mi sono reso conto che di analisi ne avevamo tante, c'erano tutti i miei ex professori di fisica della sapienza e poi altri fisici e non solo con cui sono in contatto, tra cui Alessandro e Fausto, che avevano incominciato a produrre analisi, grafici, li condividevano su Facebook. Sono nati su Facebook dei gruppi dove ci siamo ritrovati tutti e ogni giorno condividiamo analisi, nuove ricerche scientifiche, grafici. E quello che io ho pensato è: tutto questo va messo a disposizione di chi non è un addetto ai lavori, di chi non ha magari un background scientifico. E quindi io ho aperto una pagina, che è una pagina di divulgazione scientifica, in cui raccolgo queste analisi e ne parlo in maniera quanto più semplice possibile. Quindi ho aperto questa pagina Facebook, Coronavirus dalle analisi scientifiche, tra il 7 e l'8 marzo. Ho fatto i primi post in cui commentavo dei grafici e cercavo di spiegarli nel modo più semplice possibile, facendo entrare nel vocabolario comune dei termini che probabilmente oggi lo sono, ma fino a 2 mesi fa non lo erano: una curva esponenziale, un grafico in scala logaritmica, una curva logistica.
adesso tutti abbiamo familiarità, ma 2 mesi fa probabilmente chi non era un matematico o un fisico, insomma, ne aveva molta meno. E quindi mi sono messo a spiegare piano piano queste cose, che cos'è il famoso parametro R di cui tutti parliamo adesso, il reproduction number. E devo dire che probabilmente c'era bisogno di questo, perché la pagina in pochissimo tempo, adesso siamo a 85.000 follower in 40 giorni, è un fatto abbastanza raro. E soprattutto ho cominciato questa avventura da solo, e dopo una settimana abbiamo creato una redazione di 8 persone, adesso siamo tra fisici, statistici, biologi, chimici, e persone che in parte conoscevo, amici miei, ex compagni di università, persone che non ho mai visto se non attraverso una videocamera del computer, che mi hanno contattato su Facebook e si sono messe a disposizione. Quindi è una bellissima, cioè da questo punto di vista, diciamo, nel dramma di un'emergenza, perché siamo comunque immersi in un'emergenza che nessuno avrebbe voluto, e tutti ci auguriamo che finisca il prima possibile, tutti ci auguriamo di poter continuare a fare della bellissima divulgazione scientifica, ma su altri temi. Speriamo che su questo tema non ci sia più bisogno di noi quanto prima. Però probabilmente in questa emergenza sono uscite anche delle cose positive che io voglio sottolineare. Il fatto che ci sono degli scienziati che si sono messi a disposizione in maniera assolutamente volontaria e hanno messo a disposizione le loro competenze per dare una chiave di lettura migliore di quello che sta accadendo, secondo me è un fatto bello e positivo. E il fatto che oltre agli scienziati ci sono altre persone che hanno deciso di raccontare la scienza e non solo, e metterla a disposizione di tutti, è un altro fatto, secondo me, bello e positivo. Grazie Giorgio, lascerei anche a Fausto un po' spiegarci come gli è venuta anche a lui questa necessità, appunto, di iniziare ad aprire, diciamo, le sue questi post, insomma, con i titoli che variavano di giorno in giorno, oppure con dei punti di domanda, insomma, che facevano vedere anche i dubbi che ovviamente giustamente sollevabili. Sì, cercavo di dare una narrazione anche ai titoli, ma è nato per puro caso, fondamentalmente per cercare di avvisare i miei contatti su Facebook del rischio che si correva, perché bisogna considerare che il modellista è una sorta di disturbo mentale in realtà della persona, un po' come i matematici e in parte anche i miei colleghi qua fisici. Cioè, in genere noi quando stiamo bene, quando il cervello sta sempre impegnato a ragionare su qualche processo numerico che rappresenta il mondo, tipo io per addormentarmi devo pensare a qualche schema matematico, così mi rilasso e mi addormento. Quando c'è stato il caso di Codogno, ma in particolare il giorno successivo, i primi 2 morti, è partito un po' da sé il cervello a iniziare a fare dei calcoli che qualcosa non quadrava, perché se c'erano già 2 morti vuol dire che in realtà che non dovevano comparire subito i morti, dovevano comparire prima i malati gravi, poi i morti. Quindi questa cosa implicava che eravamo in una fase molto più avanzata dell'epidemia, e pur non avendo all'epoca grandi competenze, non che le abbia ora, però poi mi sono dovuto documentare. Quindi feci semplicemente un primo post spiegando, cercando di dire semplicemente: se ci sono 2 morti oggi vuol dire che c'era qualche centinaio di contagiati 10 giorni fa, e quindi siamo a qualche migliaio di contagiati ora. E mi sembrava una cosa abbastanza evidente, invece partì l'inferno di persone che mi accusavano di essere uno che vuole seminare il panico, che vuole creare panico nella popolazione, e i giorni successivi mi sono reso conto che c'era questa sorta di, non so come chiamarlo, negazionismo inconscio, per cui nelle menti normali delle persone sembrava impossibile l'idea che l'Italia fosse in una situazione conclamata di epidemia diffusa, perché fino al giorno prima sembrava che non ci fosse nessun pericolo. L'idea che l'Italia fosse il primo paese che aveva
pericolo sembrava impossibile, tanto è vero che partivano le idee, ma gli altri paesi hanno nascosto le cose, ma non possiamo essere noi avere così tanti contagiati. Quindi avevo bisogno di raccontare alle persone, inizialmente semplicemente ai miei contatti, il rischio che stavamo correndo, e cercavo di farlo, avevo bisogno di farlo con delle parole che fossero il più semplice e chiaro possibile, e in modo che potesse, cioè, di riuscire a spiegare un po' dei concetti matematici che per noi sono abbastanza di base, ma le persone normali non fanno parte della loro vita, e devi cercare di spiegargli nel modo più semplice possibile, in modo che possa arrivare. Quindi ho cercato di documentarmi sulle pagine di persone che ne sapevano molto più di me, come Bucci, come i colleghi di Alessandro della Sapienza, e un po' alla volta mettere in piedi, insomma, una sorta di armamentario matematico da cercare per portare avanti per avvisare fondamentalmente le persone del rischio che stavamo correndo. Poi in realtà la cosa nel tempo si è evoluta, perché una volta che la cosa è stata avvertita da tutti, è diventata conclamata, siamo entrati in lockdown, mi sono accorto che il problema era cambiato, il paese era entrato in una sorta di depressione di base, perché nessuno riusciva a raccontare il fatto che in realtà le azioni che stavamo intraprendendo avevano dei risultati. Sembrava che stessimo andando al disastro e tutto ciò che stavamo facendo fosse inutile. Quindi a quel punto la rubrica ha cambiato il segno, non era più avvisare del pericolo, ma avvisare che ciò che stiamo facendo ha un senso, perché giorno per giorno si vede che la curva scende nella pendenza, che iniziamo ad avvicinarci al flesso, insomma diventa una sorta di narrazione dell'effetto di ciò che stiamo facendo, per anche spronare fondamentalmente le persone a fare quello che dovevamo fare. E ora siamo in una sorta di terza fase, non so se i miei i compagni sono d'accordo, che dobbiamo, ora la narrazione imperante è tutta incentrato su quando riapriremo, e invece secondo me va tutto improntato su come riapriremo, perché se ancora qualcosa non funziona lo vediamo nei numeri dei morti giornalieri, e dobbiamo identificare bene cosa e come intervenire prima di riaprire. E quindi c'è stato un terzo cambio, insomma, nel corso della rubrica sui metodi, sul tipo di interventi che bisogna fare, sul tracciamento, su tutte cose appunto che non vengono da me, ma da persone, da biologi, da virologi che cerco di seguire, da cui apprendere le cose più importanti da diffondere. Grazie Fausto. E allora, hai iniziato un po' a mettere sul campo alcuni concetti legati anche ai dati e appunto alla prospettiva che abbiamo davanti, fase 2, come farla, quando inizierà, però uno dei problemi è appunto capire questi dati e come vanno usati, soprattutto per la fase 2, mi viene da dire, e soprattutto capire questi dati, se sono utilizzabili così come vengono diffusi, quindi il numero di contagiati, ad esempio, se è un valore assoluto che va preso come tale, oppure se dipende da altri fattori, e appunto quali possono essere appunto anche i criteri per decidere, diciamo, i passaggi da fare per arrivare a fare questa fase 2 nella massima sicurezza. Quindi cosa ci serve dal punto di vista dei dati, e appunto cosa può essere più utile sapere, che ora magari sappiamo in parte o appunto con dei margini d'errore che non possiamo permetterci, partire e per poi prendere scelte che comunque, al netto dell'analisi tecnica e scientifica, rimangono anche politiche, perché ovviamente c'è sempre bisogno di un bilanciamento, e questo è ovviamente tra priorità che in molti casi sono in contrasto tra di loro, tra questioni che appunto rischiano di avere determinati effetti, sulle quali vanno prese
delle scelte che sono comunque politiche. Quindi, insomma, vorrei chiedere a voi come, dal punto di vista dei dati, ci serve ripartire e poi, appunto, come migliorare, come va migliorata anche, diciamo, la macchina statale. Poi, appunto, magari mi racconterete anche un po' delle varie stranezze territoriali, dei dati territoriali che ci sono e che non tornano e che rendono ancora più complicato dare una lettura univoca di questo fenomeno, perché appunto abbiamo regioni con comportamenti differenti, con modi di dare i dati differenti, abbiamo le diversità con gli altri stati che hanno preso scelte in alcuni casi simili alle nostre, in altri casi differenti, quindi rendono ancora più complicato, a mio modo di vedere, dare una soluzione, diciamo, che sia la più sicura possibile. Quindi non so se Alessandro vuole ripartire lui a dare una risposta a questo. Beh, sicuramente hai posto un tema assolutamente importante di amplissimo interesse, proprio perché in verità il nostro vero problema è che non conosciamo la situazione dell'attuale del contagio in maniera sufficiente a farci anche solo valutare qual è il rischio che corriamo riaprendo. Faccio un esempio: noi in Piemonte siamo purtroppo partiti con pochissimi laboratori che facevamo, due laboratori che facevano i tamponi. I tamponi vengono fatti con macchine che praticamente analizzano 40 tamponi per un ciclo di lavoro di 3 ore e mezza a 4. Quindi noi avevamo inizialmente 500 tamponi al giorno. Con 500 tamponi al giorno, una regione di 4 milioni e mezzo di abitanti, è stata una tragedia, perché siamo rimasti indietrissimo. Il contagio è esploso verso metà marzo a Torino, però esattamente come diceva Fausto prima, è esploso subito, cioè hanno cominciato a morire le persone mentre scoprivamo i contagiati, e questo ovviamente è stata la cosa che ci ha fatto capire che avevamo completamente perso il controllo del contagio, nonostante appunto fossimo più che allertati. E questo, e queste cose non è che si recuperano, diciamo, semplicemente aumentando i tamponi. Una volta che uno ha perso il contatto, deve cercare di avere un dato preso in un altro modo, cioè non si può più andare avanti semplicemente dicendo io testo i sintomatici che arrivano alla situazione che devono essere ricoverati. Io devo riuscire a trovare un modo invece di valutare sul territorio quanti sono attualmente adesso le persone contagiose, diciamo. Cioè, se io riapro, quanta gente c'è che appena esce ha il potenziale di infettare qualcuno? Se io, noi in Piemonte abbiamo delle stime che variano dal 2 al 10% della popolazione. Con stime così è praticamente impossibile avere una strategia sensata, perché 2% e 10% sono numeri completamente diversi. L'unica cosa che sappiamo invece di sicuro è che purtroppo non c'è l'immunità di gregge, cioè, perché appunto anche nel caso fosse il 10%, ci sono ancora un buon 90% di persone contagiabili che fanno sì che il contagio, se deve ripartire, riparte subito. In questa cosa qua io sono esterrefatto, infatti poi vorrei sapere un po' il parere anche di Giorgio e di Fausto, sul fatto che si sia deciso di iniziare una campagna di test sierologici per fare questo campionamento della popolazione, perché come sappiamo il test sierologico ha prima di tutto un grosso problema di falsi positivi e falsi negativi. Si è visto già in Germania che ci sono purtroppo dei test sierologici che beccano il coronavirus da raffreddore, e quindi abbiamo dei falsi positivi che possono arrivare al 5%, ma se io già penso che i contagiati siano il 5%, allora io con un test di falsi positivi al 5% non scopro proprio niente. Inoltre, il test sierologico, oltre a questi difetti, mi dice solo se una persona è stata contagiata, non mi dice se è contagiosa. A me il dato che la persona sia stata contagiata o meno non interessa, perché so già che purtroppo il numero di contagiati non è tale da avere l'immunità di gregge. Quindi quello che servirebbe adesso è fare un test coi tamponi, cioè capire quanta gente adesso è contagiosa, asintomatici e sintomatici, facendo un test a campione. E invece io noto che adesso stiamo per lanciare una grossa campagna di test sierologici, i quali test sierologici purtroppo non ci daranno l'informazione di cui abbiamo bisogno, ovvero quante persone sono contagiose adesso. E tra l'altro noi adesso, almeno in Piemonte, abbiamo tutte le possibilità di farlo, perché adesso noi facciamo 5.000 tamponi al giorno rispetto alle pochissime che facevamo prima. Se uno si fa un rapido calcolo, adesso io ho visto che
la Regione Piemonte vuole fare il test sierologico appunto partendo dalla settimana prossima, loro parlano di campioni stratificati di 12.000 persone. Allora, se io mentre faccio il tampone sierologico, faccio il test sierologico a questa stessa persona, gli faccio anche il tampone, io ho veramente finalmente un'informazione completa, perché riesco ad avere un'idea di quanti se lo sono presi, ma soprattutto di sapere quanti ce l'hanno adesso e anche in che condizioni sono sintomatici, asintomatici, più o meno una certa distribuzione territoriale con 12.000 campioni, tra l'altro la riesco anche a ottenere. Quindi secondo me adesso la priorità nostra, numero uno, è fare non solo test per capire quanta gente è immune, che manco si capisce se è immune, ma capire proprio finalmente, recuperare il gap informativo che ci ha schiacciato finora e avere finalmente un'idea chiara di quanta gente adesso è contagiosa e quindi di fare un test a campione. Con quello effettivamente, magari ripetuto poi nel tempo, a distanza di magari un mese, eccetera, eccetera, uno può prima di tutto impostare una... capire il rischio che si corre aprendo quanto. Cioè io se vedo che il 10% di popolazione è contagiosa, evito di riaprire tutto subito. Se invece vedo che ce n'ho l'1%, posso immaginare di fare cose diversamente. E inoltre, rifacendo questo stesso test a distanza di a scadenze regolari, posso anche monitorare come sta andando la situazione e avere un'idea quindi se sta di nuovo ripartendo il contagio, quindi devo rallentare la riapertura, o se invece posso andare avanti con degli step successivi. Interessante, sì, tra l'altro c'è stata anche una lettera di 100.000 iscritti all'Ordine dei Medici che appunto chiede a Speranza di individuare, di far più tamponi possibile per individuare prima possibile i contagi, curarli a casa e ovviamente anche individuarli, perché è fondamentale avere questa informazione per la fase 2. Vorrei appunto anche sentire su questo Giorgio, se appunto concorda con quanto detto Alessandro, e quali sono le sue informazioni sulla base anche dei dati che ha analizzato e che ha visto, per appunto anche come gestire i dati in questa fase 2. Microfono, Giorgio. Sono assolutamente d'accordo con le cose dette da Alessandro, non mi esprimo troppo sui test sierologici perché non è la mia materia. Quello che io posso dire è che in Italia in questa emergenza abbiamo visto che non c'è assolutamente la cultura del dato. Cioè la cultura del dato, poi noi possiamo dire che il ruolo dei fisici, degli statistici è quello di trovare l'informazione in mezzo a un mare di dati rumorosi, è vero, ma la cultura del dato è un'altra cosa. Saper analizzare un campione significativo, raccogliere i dati, capire come si individuano dati corretti e campioni significativi corretti, tutto questo non è stato fatto. Noi abbiamo rincorso questa epidemia invece di anticiparla, e quindi io penso che per capire come affrontare la fase 2 è innanzitutto importante capire dov'è che abbiamo sbagliato, perché questa è una cosa che non dice nessuno, ma non è che le epidemie, le pandemie sono fenomeni che noi non conosciamo, che non sono mai accaduti e siamo stati investiti da una cosa che è accaduta per la prima volta nel corso della storia. Cioè le epidemie e anche le pandemie sono fenomeni ciclici che sappiamo che accadono, e anzi sappiamo che possono accadere in maniera sempre molto più frequente, soprattutto rispetto a quello che è l'intervento dell'uomo sulla natura, rispetto a quelli che sono i cambiamenti climatici, le deforestazioni, il fatto che stiamo distruggendo habitat naturali che costringono animali a vivere in ambienti più prossimi all'uomo, e quindi aumenta la probabilità del cosiddetto salto di specie, dello spillover, del fatto che virus che prima sono presenti solo tra gli animali possono contagiare anche l'uomo. Sono fenomeni che si studiano e vengono prodotti anche dei report. L'ultimo è di settembre 2019 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Banca Mondiale, che descrive perfettamente il rischio
pandemico nel mondo, e addirittura si spinge oltre, cioè descrive qual è la capacità degli stati nel mondo di reagire a una pandemia dal punto di vista della struttura sanitaria, dal punto di vista dell'organizzazione interna agli stati. E questo report diceva chiaramente che la stragrande maggioranza degli stati a livello mondiale era totalmente impreparata a una pandemia, ed è tutto scritto nero su bianco su questo report, ripeto, di settembre 2019. Non mi sembra che dopo questo report qualcuno abbia fatto qualcosa. Ripeto, anche in questo caso io ci vedo una grossa somiglianza con il fenomeno dei cambiamenti climatici, ovvero tutti sappiamo che siamo immersi in dei cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo in maniera drammatica il nostro pianeta, però io credo che esista uno shift temporale tra fenomeni di medio-lungo periodo e le decisioni che la politica riesce a prendere e che non vanno mai oltre l'anno successivo o i due anni successivi, perché in fondo questo interessa alla politica. E quindi noi ci troveremo sempre impreparati di fronte a fenomeni che possono avvenire domani, ma possono avvenire anche fra 10 o 20 anni, ma è sicuro che avverranno. E questa storia della pandemia in fondo è questo. Fatta questa premessa, oggi i problemi secondo me quali sono? Il primo è l'enorme sottostima che noi abbiamo dei reali contagi in Italia. Ormai è certo che probabilmente è almeno un fattore 8, se non 10. I contagiati totali in Italia sono più di 1 milione, ma il problema vero è che noi non sappiamo chi sono. Cioè, anche qua... Quando si analizzano i dati di paesi asiatici come la Cina o la Sud Corea, la prima reazione è quella di dire sì, ma sicuramente loro hanno falsato i dati. Io vorrei invece capire quello che è successo in questi paesi, perché che ci sia una sottostima nei dati cinesi lo possiamo anche assumere, ma d'altronde noi stiamo sparando dati qua in Italia che non hanno nessuna attinenza con la realtà, cioè, questo lo dobbiamo dire. Cioè, noi abbiamo 170.000 contagiati conteggiati e siamo in realtà sopra 1 milione. Abbiamo 22-23.000 morti che sono probabilmente la metà dei morti reali, e questo lo stiamo vedendo dai dati dell'Istat, no? Dai dati sulla mortalità dell'Istat. Quindi, prima di dire gli altri sparano numeri a caso, rendiamoci conto del fatto che noi stiamo dando numeri che non sono proprio quelli reali. Il secondo elemento è come hanno, cioè, questo l'ha fatto vedere benissimo Fausto, e poi magari ne parla lui, no? L'ha fatto vedere in un suo post ieri, ma come hanno fatto questi paesi a far scendere la curva dei contagi molto, molto velocemente? La Sud Corea, nel momento in cui individuava un caso positivo, aveva una squadra di call center e centralini telefonici, 10.000 persone arruolate per stare tutto il giorno al telefono, chiamavano la persona contagiata, si facevano dire chi questa persona aveva incontrato e dove nei giorni precedenti, e andavano con tamponi a tappeto mirati, cioè sulle persone che avevano avuto contatti con un contagiato. E infatti Fausto ha mostrato che la Sud Corea è un paese virtuoso che ha fatto, non so, 30-35 tamponi ogni, non mi ricordo adesso, non c'ho il dato sotto mano, però ha fatto molti più tamponi dell'Italia in rapporto al totale dei contagiati. È chiaro che in questo modo tu aggredisci un'epidemia invece di rincorrerla, perché fai tamponi mirati, ne fai tanti, sai dove andarli a fare e isoli le persone positive. Altra cosa, la Cina avrà anche falsificato i dati, ma come venivano isolate le persone in Cina? Noi un positivo lo isoliamo dentro casa, se non è grave, magari con altre 3, 4, 5 persone dentro casa, familiari, e che guarda caso abbiamo intere famiglie contagiate, no? Cioè, nel post-lockdown il problema in Italia sono stati i contagi familiari, uno dei problemi. Un altro problema sono stati i contagi ospedalieri, interi reparti contagiati
no? E anche persone che non avevano il Covid si sono ritrovate con il Covid, per non parlare del problema degli operatori sanitari che per tutto un certo periodo hanno lavorato senza le opportune protezioni. Il 10% dei contagiati in Italia sono operatori sanitari. In Cina hanno costruito delle strutture apposite. Adesso noi possiamo dire che la Cina è un altro mondo, non è un paese democratico, che noi non accetteremmo nulla di tutto ciò. Però almeno dire quello che hanno fatto in Cina, ovvero hanno creato delle strutture apposite sia per chi aveva sintomi lievi, che quindi veniva curato, poteva mangiare, dormire, non dentro casa sua con altri familiari, ma in delle strutture apposite, sia strutture ospedaliere, solo per malati Covid. In questo modo hanno evitato tutta una coda di contagi successivi al lockdown che invece noi abbiamo. L'altro aspetto è quello dell'RSA, che sono il vero problema in questo momento in Italia. La Lombardia ormai è sotto i riflettori, ma nel Lazio se ne parla meno, ma tutti i nuovi contagi che abbiamo in questi giorni nel Lazio sono focolai relativi all'RSA. Le visite nell'RSA sono state bloccate molto tardi in Italia, quindi la gente andava a visitare anziani e portava il virus dentro queste case di cura e di riposo per gli anziani. Altro problema, forse andavano chiuse prima. L'ultimo è l'aspetto del mondo del lavoro. Cioè, noi non ci dimentichiamo che il lockdown 2.0, la chiusura delle attività produttive non ritenute essenziali, è arrivato il 21 e il 22 marzo, quando noi sapevamo già che l'epidemia in Italia c'era da fine gennaio, perché poi è stato ricostruito che il virus in Lombardia è arrivato a fine gennaio. Ci abbiamo messo 2 mesi per chiudere, per dire alla gente di non lavorare, e comunque molta ha continuato a lavorare. Allora, forse in questo modo spieghiamo perché abbiamo fatto un patatrac in Italia, perché abbiamo una letalità al 12%, che è la più alta al mondo, no? E quindi forse da questi errori bisogna un minimo ripartire. Poi ci sarebbero molte altre cose da dire, ma lascio la parola a Fausto. Sì, grazie. Vado io, Paolo? Vai pure. Sì, allora Giorgio ha fatto un quadro chiarissimo, ha detto molto, molto meglio di me tutto quello che fondamentalmente c'è da fare. Dopo io aggiungerò solo 2 numeri. Sulla cosa che accennava lui, io da qualche giorno sto guardando un indicatore che effettivamente era molto semplice pensare di guardare da subito, ma io ci sono arrivato dopo un po' di tempo, che è il rapporto tra i tamponi fatti e i numeri positivi identificati. La cosa è nata perché, guardando sulla pagina di Mark Handley, che è un matematico inglese che seguo molto, lui aveva identificato una serie di paesi che ha chiamato paesi di successo, i successful country, cioè quelli che erano riusciti fondamentalmente a riportare sotto controllo l'epidemia, a portare il numero di nuovi contagiati giornalieri sotto al 20% rispetto al loro picco. E tra questi paesi, dove ci sono anche paesi che non sono né particolarmente ricchi né particolarmente avanzati dal punto di vista tecnologico, come il Vietnam e la Grecia, qua vicino a noi, la Grecia sta andando benissimo nel fermare l'epidemia, e la prima cosa che ho pensato è: ma qual è l'elemento che hanno in comune tutti questi paesi? E l'elemento che hanno in comune tutti questi paesi è che il rapporto tra i tamponi che hanno fatto e i positivi che hanno identificato è superiore a 20. Lo possiamo chiamare una sorta di indice di tracciamento, vuol dire che loro per ogni positivo che trovano fanno almeno altri 20 tamponi, cioè lo fanno a tutti i contatti, come spiegava benissimo Giorgio prima, e le persone che questa persona ha visto nei giorni precedenti. Se tu hai un indice di tracciamento, chiamiamolo così, io lo chiamo anche l'indice del successo, di 3,9 come la Lombardia, vuol dire che hai fatto il tampone solo ai positivi, perché ogni positivo in realtà ne fai almeno 3 o 4, addirittura a volte anche di più di tamponi.
Quindi se hai 3,9 vuol dire che hai fatto soltanto a positivi conclamati, a persone che avevano dei sintomi tali per cui potevi anche non farglielo, nel senso che era evidente che erano dei positivi. Non l'hai fatto neanche uno a uno su cui magari sospettavi che lo potesse essere. Se hai un indice di 6, con grosso modo come l'Emilia Romagna, vuol dire che metà dei tamponi li hai fatti solo ai positivi conclamati e solo l'altra metà l'hai dedicata al tracciamento. Comunque è un numero bassissimo. Se arrivi, come la Grecia, a 22-23, vuol dire che 2 o 3 tamponi li hai dedicati ai positivi che hai trovato e ne hai fatti per ognuno di loro altri 20 di ricerca, di tracciamento di persone che potevano esserlo, da trovare, da isolare, perché li devi trovare e isolare uno per uno. E tutti i paesi che Handley aveva identificato e altri che poi ho trovato che erano tutti paesi di successo, diciamo così, e hanno tutti un valore superiore a 20 o i migliori, come la Corea, addirittura sopra 50. La Corea, il Vietnam, Hong Kong, Taiwan, sono tutti paesi che hanno fatto più di 50 test per ogni positivo identificato. Il Vietnam addirittura 600, secondo me loro conteggiano, come diceva prima Alex, anche i test rapidi sierologici, perché è impossibile che abbiano fatto 600 tamponi per ogni positivo. Però, insomma, vuol dire che in qualche modo sui sierologici è complicato il discorso. La cosa migliore, come diceva Alessandro prima, sarebbe fare sierologico e tampone contemporaneamente. Questo è un quadro completo. Però è vero che su grandi numeri, lo puoi usare per fare delle analisi di test, analisi statistiche, ma forse è una cosa che avrà più senso fare dopo, ma è un discorso complicato quello dei sierologici. Vorrei rimanere invece sul tampone, sul fatto che si vede chiaramente da questo rapporto come ci siamo mossi nel corso dell'epidemia, perché i primi tempi, da Codogno fino a circa il 1 marzo, noi avevamo un rapporto, un ratio di questo tipo, avevamo circa il 5-6% di positivi identificati ogni giorno, vuol dire che avevamo un rapporto di 1-20, ci stavamo muovendo bene. Se avessimo proseguito su quella strada, molto probabilmente ora saremmo in una condizione molto migliore dell'attuale. Ma dal 1 marzo, come ho scritto ieri, improvvisamente è partita la follia di dire che stavamo facendo troppi tamponi, che si dava, quindi trovavamo troppi positivi, cioè è terribile, troviamo i positivi, non dobbiamo farlo, non dobbiamo dare questa immagine brutta del paese al resto del mondo. E quindi si è deciso di fare il tampone solo ai casi conclamati, ai sintomatici, a quelli che ti arrivavano in condizioni gravissime in ospedale. È una scelta aberrante che ci ha portato alla situazione attuale, e ora siamo tornati, per forza di cose, costretti, siamo tornati alla scelta iniziale di ricominciare a fare tracciamento. Per cui, ad esempio, le nuove regioni, quelle che hanno avuto il contagio più da recente, hanno un rapporto molto buono. Guardavo i dati di oggi, delle regioni italiane, l'unica che è sopra 20, se definiamo che questo 20 è un po' il parametro magico che ci dice se ci stiamo muovendo bene, è l'unica che è sopra 20 è la Calabria, e vicino a 20 è la Basilicata. Le regioni del sud hanno tutte un parametro abbastanza alto, mentre Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, avendo ricominciato a fare un numero di tamponi decente solo adesso, chiaramente hanno un valore bassissimo. Io penso che si potrebbe usare questo valore, così come bassissimo ce l'hanno gli Stati Uniti, il Belgio, tutti i paesi che sono messi, cioè è vero anche il contrario, così come quelli che ne hanno fatti di più sono tutti i paesi migliori nella lotta al virus, tutti quelli che ne hanno fatti come noi in pochi sono tutti i paesi peggiori, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, il Belgio. Il Belgio ha una cosa interessante, che ha la mortalità più alta in Europa, però in realtà è anche il paese che registra meglio i decessi, perché registra quelli in ospedale, a casa e nelle RSA, nelle loro case di riposo, e addirittura registra anche le percentuali di questa cosa. Per cui, grazie ai dati belgi, che in realtà probabilmente non ha la mortalità più alta, ce l'ha come noi grosso modo, però la registra bene, sappiamo anche quanto sono i morti nell'RSA di cui parlava Giorgio. Sono in Belgio più del 40%, sono il 42%. Lo stesso dato, simile, 46 mi sembra, c'è in Irlanda. Vuol dire che, probabilmente è un dato generalizzato europeo, quasi la metà dei morti di questa epidemia sono in case di riposo. Quindi importanza chiave, cioè tu per prima cosa, per bloccare metà dell'epidemia, devi mettere in sicurezza le case di riposo. E devi fare adesso in Veneto, dopo che Crisanti è stato
il primo a fare tamponi mirati e giusti in regione, il Veneto sarà anche la prima regione, sempre grazie a Crisanti, che comincia un protocollo per cui ogni giorno si va in una casa di riposo, si fa un tot di tamponi, in modo che dopo 10 giorni, 14 giorni, dopo 2 settimane al massimo, hai rifatto il giro e tutti i pazienti e il personale della casa di riposo ha rifatto il tampone. Poi se trovi un positivo, come diceva sempre Giorgio prima, devi, non è che lo lasci lì, lo devi spostare in un luogo dove passare la quarantena, l'isolamento, che sarà, se sta male, l'ospedale, ma si spera che si possa star bene, in un luogo in cui passare insieme ad altri positivi una quarantena. Io addirittura penserei anche a un personale fatto di positivi, cioè se noi prendiamo, visto purtroppo quanti sono e quanti sono gli asintomatici che stanno bene, e tanti di questi non hanno neanche un lavoro, tra l'altro, noi potremmo anche pensare che queste strutture vengono autogestite dalle persone asintomatiche e positive, in modo che non ci sia un rapporto così. Puoi anche sgravare il personale dal dover essere correre i rischi, insomma, di ammalarsi. Ma, e quindi, insomma, il Veneto ha sviluppato questa strategia. Tu, per pensare di riaprire, devi avere tutta una serie di indicatori che sono a regime. Il rapporto di tracciamento, che deve essere, poniamo che questo 20 sia la soglia a cui vogliamo arrivare, molte regioni ci sono vicine, la Calabria, la Basilicata, molte regioni del sud. Se una regione ha un buon livello di tracciamento e continua e si impegna a mantenerlo nel tempo, se ha in sicurezza le sue RSA e con un meccanismo tipo quello di Crisanti, e io a Crisanti affiderei proprio la gestione dell'emergenza, almeno dal punto di vista dei test in tutta Italia, se ha degli ospedali che sono pronti a gestire in percorsi separati le persone, i malati Covid dal resto dei malati, e ha delle regole per le aziende, come ad esempio sta chiedendo Ceriscioli nelle Marche. Ceriscioli è un altro che non è stupido, all'inizio è stato preso molto in giro perché voleva chiudere le scuole subito nelle Marche, non so se vi ricordate, aveva perfettamente ragione perché Pesaro era un focolaio, invece il governo gli ha detto no, non avete nessun problema voi. E Ceriscioli ora sta chiedendo alle aziende, voi potete anche riaprire domani, ma dovete avere una serie di meccanismi che è simile a quelli di quando si entra in una terapia intensiva, cioè il personale deve avere la mascherina e la copertura davanti alla faccia, deve avere una tuta, i coprescarpe, gli spogliatoi devono essere separati, ci deve essere delle regole ben chiare su come il personale è in sicurezza all'interno dell'azienda. Se l'avete potete aprire anche domani stesso. Quindi una volta che tu hai i luoghi di lavoro, le RSA, gli ospedali, e tutto, diciamo, a regime e un sistema di tracciamento che funziona, a quel punto puoi aprire. Ma questo quindi non è una data, è una serie di regole che tu devi rispettare per poter. E l'ultima, mi sembra che l'avesse citato anche questo Giorgio prima, è la gestione domiciliare del paziente. Su questo è interessante l'esperienza in Emilia-Romagna. È interessante il fatto che, a prescindere da destra e sinistra, ci sono delle esperienze positive sia in regioni governate da destra, ma soprattutto grazie al personale sanitario, in realtà più che al governatore, e a sinistra, in Emilia-Romagna, che è stata molto scarsa con i tamponi, però è forse la regione che più si è impegnata a sviluppare un protocollo di assistenza domiciliare, per cui il paziente viene, si cerca di curarlo da subito, dai primi sintomi, dalla febbre, e con una serie di medicinali. Forse siamo stati un po' avventati, ma in medicina di guerra si fa questa cosa di provare a buttare subito un farmaco a tutti, e per fortuna sembra funzionare. La clorochina, l'eparina per i casi più gravi, per quando si entra in infiammazione vascolare, e in certi antivirali. Insomma, aggredire subito la malattia a casa, i primi sintomi, ti fa guarire casa o nel luogo dell'isolamento senza bisogno di intasare l'ospedale. E quindi prendiamo le
prendiamo le migliori pratiche delle varie regioni, il tracciamento, i test dal Veneto, l'assistenza iniziale dall'Emilia Romagna, certe regole chiave per le aziende, mettiamole a regime e poi si può anche pensare di riaprire. Grazie Fausto. E allora, raccolto un po' di domande tra le varie dirette e la diretta su Zoom. C'è una domanda specifica, tra l'altro una mi è pure arrivata su WhatsApp. La prima, provo a un po' raggrupparle, chiede, visto il differenziale tra i morti che sono stati certificati, che ha citato Giorgio, e le stime che ha dato l'Istat, di quali numeri di vittime possiamo parlare realisticamente oggi in Italia, e se appunto si parla di un rapporto 1 a 8 tra i contagiati registrati finora e quelli reali, se effettivamente la letalità combacia con quella che appunto è stata definita per questo virus. Quindi insomma, questa prima domanda magari appunto a Giorgio, e poi se si vuole collegare allora, qualcun altro. Per quanto riguarda il confronto tra la mortalità di quest'anno e degli anni passati, l'Italia, come tutta questa epidemia, va spezzata in due. Nel senso che si vede chiaramente che in Lombardia e nelle regioni del nord più colpite, e in particolare in alcune province della Lombardia, che sono quelle di Bergamo e Brescia, la mortalità di quest'anno è il doppio, in alcuni casi anche un po' più del doppio rispetto a quella degli anni passati. E il punto fondamentale è che solo una parte di questa differenza al momento è registrata come decessi Covid. Quindi c'è tutto un pezzo di questa mortalità che non è registrata come Covid, ma chiaramente sono persone che, come sappiamo, nel periodo più acuto della crisi sono morte spesso in casa senza che nessuno facesse un tampone. Questo ormai è un fatto di cronaca, e non solo di cronaca, abbastanza certo. Le stime... è difficile farle in questo momento perché dobbiamo aspettare chiaramente i dati dell'Istat delle prossime settimane, dei prossimi mesi. Inoltre i dati che abbiamo sono relativi solo a una parte dei comuni e non sono su tutto il territorio nazionale. Però è lecito pensare che i decessi potrebbero arrivare ad essere il doppio rispetto a quelli confermati, o comunque un numero ben superiore. Su questo una piccola postilla, perché ultimamente stanno uscendo fuori articoli anche di giornali molto importanti, come è accaduto ieri sul Sole 24 Ore, che tendono a dire che quest'anno è morta meno gente rispetto agli anni passati, e che quindi sostanzialmente ci stiamo inventando tutto e noi siamo un estremisti del lockdown. Io poi me ne sento dire di tutti i colori, perché facendo i miei video, mettendoli sulla pagina Facebook, su YouTube, mi sono spesso sentito dire: ah, ma tu non ti rendi conto che qui la gente muore di fame, voi state sostenendo che c'è questo bisogna sostenere il lockdown. Allora, qui c'è un errore a monte, no? Allora, chi sostiene una cosa del genere sta prendendo la mortalità di quest'anno fino a marzo, che effettivamente è una mortalità inferiore rispetto alla media degli anni passati. Quindi evidentemente l'influenza nei primi tre mesi dell'anno quest'anno ha fatto meno morti rispetto agli anni passati. Ovviamente ogni anno ci sono delle fluttuazioni. Il punto è che dai grafici dell'Istat si vede benissimo che la curva a un certo punto si impenna, e nelle regioni del nord si impenna in maniera stratosferica. Nelle regioni del centro-sud molto meno, ma comunque si vede una crescita. Allora la domanda è: senza il lockdown, e se noi non avessimo posto un argine a questa epidemia e l'avessimo fatta dilagare anche al centro-sud, adesso quanti morti staremmo contando?
senza il lockdown l'epidemia può arrivare a contagiare il 60-70% della popolazione italiana prima di raggiungere l'immunità di gregge. Se assumiamo 30-40 milioni di contagiati in Italia con una letalità reale che magari è dell'1%, stiamo parlando di 300-400 mila morti per Covid. Quindi, insomma, prima di sostenere il lockdown non serve a niente, forse è bene farseli bene questi calcoli. E la seconda cosa è che è sbagliato mettere in contrapposizione a una crisi economica evidente e drammatica, che sarà il problema più grande dei prossimi mesi, una crisi sanitaria che è inevitabile nel momento in cui noi adesso riapriamo senza una logica, senza dei criteri che sono quelli che hanno detto Alessandro e Fausto. In un attimo noi ci ritroveremmo con gli ospedali sommersi da pazienti e una situazione ingestibile. Quindi anche questo è un gioco sporco, lasciatemi dire, di contrapporre alla crisi economica il problema del lockdown. Qua c'è un problema che va risolto, il problema di come contenere questa epidemia. È chiaro, scusate sono andato lungo, che nel momento in cui noi assumiamo, per rispondere alla domanda, che in Italia i reali contagiati sono 8-10 volte di più di quelli certificati, è chiaro che a quel punto si spiega una letalità così alta e quindi la letalità torna a valori normali. Però lasciatemi dire anche una cosa, non è solo questo che spiega una letalità così alta, eh? Sono stati fatti anche degli errori. Se nell'RSA muore tutta questa gente, non è perché noi non abbiamo saputo contare i contagi, è perché sono stati fatti degli errori. Quindi è vero che la letalità si abbassa se noi contassimo tutti i contagi, ma non è così bassa come in altri paesi dove le cose hanno funzionato bene. Non so se Alessandro, Fausto vogliono aggiungere qualcosa. Ma io sì, sono d'accordissimo con Giorgio su tutto. Secondo me possiamo dire solo, abbiamo pochissime certezze perché i numeri sono un livello di rusco tale, lo dicevo prima, non so se eravamo già in diretta, c'è il termine inglese garbage in, garbage out, che in bolognese diventa rusco dentro, rusco fuori. Una volta che ti arriva del rusco non puoi produrre. Quindi le uniche cose che possiamo dire sono che i contagiati reali sono più di 1 milione. Poi il tetto massimo io non lo saprei mettere, però come diceva Giorgio sono sicuramente più di 1 milione. E che se non avessimo fatto il lockdown sarebbero arrivati un po' alla volta, molto velocemente, perché questo virus ha un tasso di trasmissività altissimo, sarebbero arrivati a 30-40 milioni. Con 30-40 milioni di contagiati, secondo me la letalità minima di questo virus è tra l'1 e il 2%, e contando che sulla letalità non è uguale per le fasce di popolazione, sugli anziani è altissima, e se in ospedale sei intasato anche per le persone più giovani la letalità aumenta, una letalità media italiana sarebbe andata al 4%, come probabilmente è stato in Lombardia. E quindi infatti, se fai i calcoli velocemente, 30 milioni, 4%, siamo più di 1 milione di morti che avremmo avuto senza il lockdown. Queste secondo me sono le uniche due certezze che abbiamo. Poi quanti sono i morti reali lo scopriremo con i dati, perché anche quelli si aggiornano di settimana in settimana, quindi all'inizio sembrava che ci fosse stato un picco intorno al 25-26 giorni di Bergamo nei dati reali Istat, ma con l'aggiornamento il picco si sposta, ogni aggiornamento si sposta più avanti, quindi in realtà sembra che la sottostima dei dati della protezione civile possa essere anche importante, di un fattore 2, come diceva Giorgio, forse anche di più, quindi abbiamo 20.000 morti, 22, non mi ricordo esattamente quanti oggi, registrati, a 40.000 ci siamo sicuro, potremmo essere anche di più. Oggi siamo arrivati a 23.660 morti, quindi 433 oggi. Quindi 40 reali li abbiamo di certo. Io volevo aggiungere, magari adesso ho visto, sto guardando anch'io le question and answers, ho visto una domanda che secondo me varrebbe anche questa la pena di affrontare, per questa, che c'è un ascoltatore che dice: il lockdown se ne parla come se fosse una cosa sola, studi recenti però dimostrano che lockdown più soft del nostro, come Svezia e Germania, non coincidono con numeri peggiori dei nostri, anzi. Allora,
Ecco, io vorrei un po' parlare, anche approfittando di quello che ha detto prima Fausto, della questione di questi lockdown soft che vengono spesso contrapposti al lockdown hard italiano e di quali sono i loro veri risultati. Perché, come vediamo, noi sicuramente, allora la mia impressione è che sicuramente noi siamo arrivati anche a volte delle cose ridicole. Cioè è vero che noi siamo arrivati molto tardi, dovevamo assicurarci che la gente stesse a casa, però andare a vedere queste persone che inseguono quelli che corrono sulla spiaggia, eccetera, eccetera, ci fa abbastanza capire che poi c'era anche tutta una dimensione un po' politica, diciamo, colpevolizzante, per nascondere un po' il fatto che, come appunto diceva anche Giorgio, qua la gente ha continuato a lavorare fino a... Giorgio Fausto, che ha continuato già a lavorare in continuazione nonostante tutto. Però, detto questo, il lockdown in Svezia e in Germania, allora, parliamo della Germania. Se noi vediamo, come ha detto Fausto, l'indicatore quanti tamponi fai rispetto a quanta gente prendi, la Germania non è messa tanto meglio di noi. E soprattutto sembra, un altro dato che secondo me, appunto, sicuramente anche Fausto sarà d'accordo con me, che è utile vedere per capire quanto stai dietro il contagio, che la letalità apparente è in aumento. Sono partiti con una letalità apparente ridicola, addirittura lì sicuramente c'era qualcosa che non andava, non so da che punto di vista, perché avevano letalità apparente dello 0,3% 0,3. Inizialmente, e adesso sono arrivati sopra il 3 tranquillamente e continuano ad andare avanti. E questo è dovuto un po' al fatto che in verità la Germania non ha il contagio sotto controllo, perché quando tu cominci a avere una letalità del 3% in aumento, significa che non stai facendo tracciamento come lo devi fare, cioè tracciando veramente tutti, ma stai correndo anche tu dietro al contagio. Magari, come ha detto Fausto, alcuni corrono più da vicino, altri corrono più da lontano, ma la Germania non ha la situazione sotto controllo, perché sennò non avrebbe 150.000 contagiati. Sicuramente è probabile, guardando i decessi, la mortalità, che è messa meglio di noi, ma il fatto che abbia fatto un lockdown soft invece ci sta dimostrando che in verità gli sono scappati anche loro le cose di mano. Infatti anche loro, ha detto la Merkel, hanno difficoltà a ricominciare. Altra cosa ancora più chiara da dire è la situazione svedese. Io continuo a avere a che fare con persone, ad esempio io appunto me ne sono un po' preso per il fatto che si vede la Svezia come un esempio invece magistrale di come si dovevano fare le cose. Ah, vedete, loro hanno ancora le palestre aperte, hanno vanno dal parrucchiere, fanno tutto quello che gli pare, eccetera, eccetera. Poi vai a confrontare quello che succede in Svezia con quello che succede nella confinante Norvegia, che ha un sistema sanitario estremamente simile, una densità di popolazione non così diversa, una popolazione più bassa, però diciamo di un fattore 2, non stiamo parlando di cose enormi, e vediamo che in Svezia c'è 10 volte tanto i decessi della Norvegia. Allora, è evidente che qui, è certo che loro vanno avanti e tranquillamente non fermano nulla, ma i risultati però ci stanno dicendo che 10 volte tanto di mortalità da un paese confinante all'altro, con epidemie che sono partite più o meno nello stesso tempo, non è un esempio di seguire, è una catastrofe. Come abbiano fatto addirittura a trasformarlo in una success story, veramente mi viene da domandare. Poi chiaro, l'esasperazione per un lockdown troppo stretto ti fa illudere che tutto il resto del mondo sia migliore, ma in verità la Svezia si trova in una situazione che è veramente da stigmatizzare in ogni modo. Loro semplicemente ti dicono: io metto al primo posto l'economia, perché secondo me l'economia è più importante. Quindi io faccio un lockdown il più soft possibile per non danneggiare l'economia, e nonostante adesso abbiano ormai, adesso non ho visto i dati di oggi, ma fino a ieri avevano 1.400 morti contro i 150 della Norvegia, continuano ad andare dritti, non perché si sta vedendo che effettivamente grazie a questo sistema si riesce a evitare i morti, ma no, semplicemente perché non gli interessa, non si riesce neanche a capire. Il loro famoso epidemiologo Tegnell, infatti, adesso è in grossa difficoltà e comincia anche apertamente a mentire. È riuscito a dire l'altro ieri che l'Italia ha una situazione che semplicemente ha delle figure, si sono accorti che ovviamente i dati svedesi di mortalità si stanno avvicinando a quelli italiani, e loro hanno cominciato a sostenere: ma l'Italia non conta bene i morti, ad esempio l'Italia non include tutti i decessi nelle case di riposo, cosa che non è vera, perché se invece uno ha il tampone e muore con tampone in casa di riposo, cosa che tra l'altro per fortuna si sta cominciando a fare, l'Italia li conta. Cioè stanno arroccandosi su questa caso unico al mondo in cui l'economia first, e stanno riuscendo anche a trovare un sacco di persone che gli danno ragione, ignorando il fatto che adesso ci sono 1.500 persone
in Svezia che non ci possono più raccontare la loro perché nessuno ha deciso di fare un lockdown. Quindi questa situazione in cui si vede apparentemente che altre nazioni vanno molto meglio, come sempre va affrontata con grande attenzione, vedendo la situazione, vedendo come stanno procedendo le cose veramente e anche guardando semplicemente la curva dei contagi e dei decessi. I tedeschi è evidente che non hanno il contagio sotto controllo, perché se avessero il contagio sotto controllo non avrebbero una mortalità del 3%, non continuerebbero ad avere una marea di contagiati, non continuerebbero ad avere un rapporto tamponi contagiati molto simile a quello che ha l'Italia. Quindi in verità, ecco, prima di prendere delle success story magari bisogna andare un po' a studiarsi bene che cosa sta succedendo al di là della retorica che ci viene propinata, perché in verità a volte queste success story poi in verità hanno delle vittime che di cui non interessa niente a nessuno. Sì, se posso intervenire su questo, vuoi parlare tu Giorgio? No, fai pure te. Sono molto d'accordo con quello che ha detto Alessandro, faccio una precisazione però poi sulla Germania e la Svezia. Ha fatto degli errori clamorosi, perché la Svezia sta andando esattamente come morti, come noi, con un ritardo di circa 3 settimane. Contando che loro appunto avevano queste 3 settimane di tempo contagio di vantaggio, il fatto che stiano andando come andava la Lombardia all'inizio vuol dire che si sono mossi in maniera terribile. Cioè uno che ha 3 settimane di vantaggio e deve guadagnare. Fondamentalmente quelli che forse peggio hanno sfruttato il tempo che avevano a disposizione sono l'Inghilterra, gli Stati Uniti e appunto la Svezia, che adesso ha iniziato a cambiare da pochissimo, ha iniziato a fare un lockdown un po' più rigido, ma sarà costretta comunque presto a fare quello che facciamo noi, e probabilmente comunque sarà troppo tardi, esattamente come è successo da noi. Sulla Germania faccio una puntualizzazione: in realtà è un po' meglio la situazione. Loro hanno tutta una serie di indicatori che permettono di ottenere una situazione migliore della nostra, non ottimale, ma migliore della nostra, perché hanno un rapporto tra tamponi e identificati di circa 11-12, quasi il doppio del nostro, però non è sufficiente, perché abbiamo visto, lo dicevo prima, che deve essere almeno 20 o superiore perché funzioni realmente. Hanno tantissime terapie intensive rispetto a noi, quindi si possono permettere di avere tanti malati gravi che poi comunque proveranno a curare in terapia intensiva. Hanno probabilmente gestito meglio gli anziani, quindi i loro sistemi di case di riposo, perché almeno a me non risulta che ci siano gli stessi disastri che sono avvenuti qua, che avvengono in Belgio, che avvengono in Spagna, in Francia, però dalla Germania o nascondono questa cosa o forse sono riusciti a separare meglio, diciamo, la popolazione anziana a rischio dal contagio. La somma di queste tre pratiche fa sì che loro si possano permettere un lockdown forse un po' più lasco del nostro, con alcune cose secondo me che sono anche sensate, perché il fatto di poter andare a fare una passeggiata mantenendo andare al fiume, non so se come molti di voi tra gli ascoltatori conosceranno Grazzini, che è un nostro compagno di Bologna che vive a Monaco, lui tutte le domeniche si fa una passeggiata sul fiume a Monaco con la famiglia, senza mantenendo le distanze dal resto della popolazione. Certe cose insomma che hanno deciso di lasciare aperte, secondo me potevamo tranquillamente farle anche noi, come diceva Alessandro, è stato più una cosa molto mediatica e una scelta politica, quella dell'assalto ai runner, l'assalto a chi si voleva fare una corsetta nei parchi, e non è quello insomma il vero problema di questa epidemia. Quindi loro si possono permettere di fare un lockdown leggermente più lasco del nostro, con una situazione che è più meno grave della nostra, ma non è sicuramente ottimale, perché la situazione ottimale in tutta Europa ce l'ha fondamentalmente, come dicevo, solo la Grecia, in parte l'Austria, che si sono mosse molto rapidamente. La Grecia ha fatto il lockdown praticamente subito dopo di noi, perché la Grecia è uno dei pochi paesi che guarda l'Italia con attenzione, perché la considera un po' un paese fratello, e quindi l'hanno fatto a metà marzo, pur avendo molti meno casi di noi in proporzione sulla popolazione. Quindi l'hanno fatto in maniera molto precoce, un lockdown precoce e tanti tamponi, e loro sono prossimi a venirne fuori. Mentre la Germania in realtà non ha una situazione grave, ma non ne sta venendo fuori, perché continua lentamente a crescere. Ok, avete tutti più o meno fatto riferimento anche a
questioni molto politiche, insomma, perché insomma, si nota insomma, che non siete proprio digiuni di politica e appunto dell'importanza delle scelte sulla sanità. Leggo un appunto che ci viene fatto dalla diretta Facebook in cui vi hanno detto che lo screening nazionale partendo dai tamponi sarebbe davvero difficile perché appunto non abbiamo abbastanza personale tecnico qualificato e biologi nei laboratori di analisi per aumentare esponenzialmente come sarebbe necessario, ad esempio, il numero di tamponi fatti. E qua insomma si viene un po' a ragionare. Rispondere subito a questa? No, aspetta. Metto assieme un po' di questioni perché ci viene anche chiesto, ad esempio, se l'aumento di oggi dei ricoverati con sintomi, leggero aumento, sia dovuto al fatto che gli ospedali si sono un po' svuotati e quindi si fanno entrare persone con sintomi più lievi rispetto a prima. E però diciamo che tutte queste questioni insomma vanno anche legate al tema di cui parlavate prima, del tracciamento e appunto della necessità di avere anche strutture capaci di rispondere e di farlo poi questo tracciamento. Adesso verrà lanciata la app, non so cosa ne pensate di quanto possa essere utile questa app per tracciare insomma le persone e ovviamente questo si allaccia alle scelte non solo attuali ma anche a quelle del passato che ci hanno portati a rendere anche impossibile poi in alcuni casi un tracciamento davvero forte come quello che sarebbe necessario. Prima Giorgio parlava della cultura del dato che ci manca e effettivamente a me viene da pensare che ad esempio non essere stati capaci di sviluppare un'app a partire dal settore pubblico per poi avere a disposizione tutti questi dati e farne davvero un uso più appropriato e anche rispettando ad esempio la privacy mi sembra una cosa che rende evidente che abbiamo errori che ci trasciniamo come appunto l'assenza di personale qualificato nelle strutture o di posti in terapia intensiva è chiaramente una cosa che viene da più lontano che le scelte prese nell'immediato, ma appunto insomma su questo volevo un po' capire cosa ne pensavate di queste varie questioni appunto dell'app, del fatto che siano leggermente aumentati i positivi e anche insomma della questione dei tamponi che sarebbe difficile aumentarli più di tanto per le questioni insomma che ho citato. Non so chi vuole. Vai Fausto, che tu eri pronto. No, però mi sono reso conto che non ti abbiamo fatto intervenire prima. Per comunque dico una cosa velocissima sui tamponi, anche perché l'ho scoperta da pochissimo, e riguarda sempre Crisanti, che è un po' una mia fissa. Crisanti non solo ha fatto così tanti tamponi, perché in realtà loro in febbraio, prima che si scoprisse Codogno, si erano preparati e hanno la sua equipe ha sviluppato anche una macchina che fa 10 volte più tamponi rispetto, cioè a parità di personale, di risorse che ti servono, ne riesci a produrre nello stesso tempo 10 volte di più. Ed è una macchina che costa circa 500.000, che è tanto, ma è pochissimo se pensiamo a quello che stiamo spendendo e perdendo in questa... Quindi in realtà per aumentare la quantità di tamponi fatti, basta bisogna che tutte le regioni e tutti i laboratori si dotino di questo macchinario. Sull'app invece un paese che l'ha usata da subito ed è stato fondamentale, però lo hanno un po' obbligato tutta la popolazione a usarla, è il Vietnam. Uno pensa che il Vietnam sia un paese tanto arretrato, invece loro già a fine febbraio avevano pronta un'app che si chiamava, credo anche in un modo abbastanza simile, e la popolazione l'ha usata volentieri, sapendo, avendo l'esperienza della SARS, del rischio che correvano e che con semplicemente... inserendo i propri dati in questa app e facendosi un po' tracciare da questa app potevano però sentirsi più sicuri. E in Vietnam funziona, è una delle, insieme ai tanti tamponi fatti, è una delle strategie che gli ha permesso in questo momento di non avere praticamente quasi nessun morto. Io posso rispondere su per quanto riguarda il fatto che oggi sono leggermente riaumentati i ricoveri. Allora,
dobbiamo aver presente sempre, no, non guardare mai al dato di oggi, ma analizzare sempre una tendenza. Allora, io ho calcolato che negli ultimi 16-17 giorni si sono liberati 4.000 posti tra i ricoverati con sintomi e 1.360 posti in terapia intensiva. E praticamente da più di 2 settimane abbiamo sempre un numero negativo giorno dopo giorno. Questo che cos'è? Questo secondo me è il risultato del fatto che le persone che sono state malate in questo periodo e sono guarite o sono morte, comunque hanno liberato posti nell'ospedale, sono persone che hanno contratto il virus diverse settimane fa e provengono dal cosiddetto picco, cioè dal periodo più acuto in cui in Italia avevamo una marea di contagiati. È chiaro che questo picco adesso si è abbassato e gli ospedali si sono liberati. Adesso però noi dobbiamo vedere presente un'altra cosa. Nel senso, noi quando stavamo nel famoso picco in Italia registravamo tra i 5 e i 6 mila casi al giorno. Poi erano molti di più i casi in Italia, però noi ne registravamo 5-6 mila al giorno. Oggi non è che stiamo registrando 100-200 casi, noi ne stiamo registrando 3.000 e fino a qualche giorno fa ne registravamo 4.000 al giorno. Allora anche questo svuotarsi degli ospedali, secondo me, adesso subirà una frenata, perché questi 3.000 casi al giorno sono persone che nel migliore dei casi staranno in isolamento domiciliare, ma molti purtroppo entreranno in cura ospedaliera e anche in terapia intensiva. E sono solo il 50% dei casi di quando noi stavamo sul picco, quindi il punto è quando si abbasserà drasticamente la curva dei contagi oltre a quella dei decessi. Questo secondo me è il punto vero. Poi per quanto riguarda è possibile fare più tamponi, è possibile curare più persone, queste settimane hanno dimostrato di sì, nel senso che le regioni non erano in grado di fare i tamponi che stanno facendo adesso e si sono attrezzate, hanno investito, hanno aperto laboratori, fanno tamponi. I posti in terapia intensiva sono stati aumentati, se no adesso staremmo contando molti più morti di quelli che in realtà contiamo. Allora qua torniamo al punto del mio primo intervento. Cioè, noi veniamo da almeno 10-20 anni in cui la sanità pubblica è stata smantellata. E se noi vogliamo essere pronti per le future ondate epidemiche, che sicuramente ci saranno, ed essere pronti per quelli che potranno essere in futuro altri problemi con pandemie, epidemie di questo tipo, bisogna rimettere al centro l'investimento nella sanità pubblica e costruire un sistema preparato ad affrontare emergenze di questo tipo. È possibile farlo, è una questione politica, è una scelta politica. Volevo aggiungere solo una cosa velocissima sulla app, perché la app, appunto, come ha detto Fausto, sicuramente in certi casi può servire, ma serve se la gente è stata tamponata. Cioè, se non si sa se uno ha il contagio, l'app non serve a niente. Quindi si torna un pochino sempre anche lì. L'app è utile perché ti dice se sei stato in contatto con una persona di cui si è riconosciuta la contagiosità. Se noi però continuiamo ad avere 9 casi su 10 di contagiati sommersi, quell'app lì francamente è proprio l'ultima cosa che devi fare. Cioè, prima di rendere utile quell'app lì bisogna cominciare a testare non solo quantitativamente ma qualitativamente in un altro modo, quindi proprio come abbiamo detto un po' tutti, seguire, tracciare eccetera eccetera, e a quel punto questo può essere uno strumento che aiuta le persone a rendersi conto in che situazioni si sono trovate, eccetera. Invece cominciare dall'app quando ancora il 90% dei contagiati non sa neanche lui di avercelo, mi sembra veramente come partire non col carro davanti ai buoi, ma proprio il carro è già andato giù per la discesa e poi sono ancora lì che aspettano, insomma, ecco. Sì, una precisazione però, perché c'è una seconda funzionalità dell'app, che io spero che venga implementata bene, che ti permette di identificare i nuovi focolai, cioè, perché tu nell'app puoi inserire anche il tuo stato di salute, i sintomi che provi, e quindi se un tot di persone dalla stessa zona, dalla stessa quartiere, improvvisamente cominciano a segnare lo stesso. Segnalare.
invece che chiamare tanti dottori diversi che poi i dottori devono chiamare l'ASL, insomma, a quel punto un sistema fatto bene ti permette di identificare un nuovo focolaio molto velocemente. Chiaramente deve essere implementato bene. Sì, è complementare, comunque diciamo, da sola, secondo me, questa no, cosa... No, no, non basta. No, no, non è il toccasana che ci... Cioè, sembra quasi che adesso, perché di nuovo verrà fuori, ah, se tu non ti scarichi l'app, sei l'untore di turno, di nuovo, no? Io già ho il terrore di queste cose qua in cui c'era lo stigma sociale, di chiederanno di far vedere l'app. No, però è vero che l'app ha senso se la scarichi, cioè se la usano in tanti, se la usano in pochi. Però certo, assolutamente. L'idea di farla facoltativa, la renderei in realtà obbligatoria a chiunque ha un cellulare, poi tanto semplicemente devi soltanto segnare il tuo stato di salute e col Bluetooth lui memorizza in maniera anonima con quale cellulare sei venuto in contatto. Sì, sì, non voglio solo che si trasformi appunto in una situazione in cui poi la colpa è di chi non si è scaricato l'app, però alla fine poi gli interventi, come dici tu, quelli importanti sul territorio, la medicina preventiva, eccetera, eccetera, sono quelle veramente le cose che ci tireranno fuori dall'epidemia. E questa cosa qua sicuramente può aggiungere una cosa, ma non illudiamoci che possa risolvere da sola la situazione. No, sì, le devi mettere in campo tutte contemporaneamente, è bene, perché ognuna sì, ha il suo scopo. Anche solo le RSA sono da sole alla metà, quindi a loro non è che serve l'app, cioè le hai tutti in un edificio, li devi tenere protetti. Allora, abbiamo un'ultimissima domanda che ci chiedono la vostra opinione su una riapertura differenziata per età. Cosa ne pensate di questa eventualità? Ma io penso che questa sia, almeno in una prima fase, un'ipotesi plausibile, nel senso, questa epidemia ha dimostrato che ci sono delle fasce di popolazione molto più a rischio. Prima sulla Germania sono state dette tantissime cose giuste, ma una non è stata detta. L'età media della popolazione contagiata in Germania è di 48-50 anni, in Italia è di 62 anni. Guardate che per questo virus 10 anni fanno una differenza enorme, nel senso, in termini di morti e di terapie intensive. E io penso che nella prima fase pensare di tenere a casa, almeno per un periodo, le fasce di popolazione più anziana, stabilendo quant'è il limite, e coloro che hanno patologie pregresse, possa essere un modo per salvaguardare queste persone. E poi l'ultimo messaggio che io vorrei dare è che qui giustamente noi ancora discutiamo di app, test sierologici, tamponi. Il punto vero però è che qui, fino a quando non ci sarà il vaccino, se ci sarà il vaccino, perché anche là è tutta una questione da vedere, ma comunque i tempi saranno molto lunghi, c'è un mondo da immaginare. Un mondo da immaginare significa che proviamo anche a fare uno sforzo di immaginazione e tirar fuori qualcosa di positivo da tutta questa vicenda. Cioè, questa crisi ha accelerato dei processi, no? Mi viene in mente alle aziende che si sono dovute adattare allo smart working, al fatto che il mondo si sta ripulendo dall'inquinamento e tutti apprezziamo il fatto che dai satelliti finalmente si vedono le città e no una nube di fumo. Cioè, quando noi cominceremo a riaprire, tutte queste cose, come le gestiamo? Continuiamo a mandare tutti al lavoro come se niente fosse, o magari lo smart working diventa una regola condivisa per cui è un modo per affrontare questa emergenza? E i trasporti pubblici, come li gestiamo? Perché qua il rischio è che quando riapriamo nessuno vuole salire su un autobus, una metropolitana, e ci ritroviamo le strade intasate di automobili come se fossimo non so dove. Cioè, immaginare il trasporto pubblico, immaginare il lavoro, immaginare la società ai tempi del coronavirus per riaprire, è uno sforzo importante che secondo me potrebbe nascere anche qualcosa di positivo per il futuro da tutto questo. Io vorrei segnalare una cosa, che a Wuhan il 9 aprile, il giorno che hanno riaperto, stiamo parlando di Wuhan che fino al giorno prima aveva le strade deserte come le nostre, il giorno che hanno riaperto si sono creati degli ingorghi in tutta la città e hanno dovuto mettere targhe alterne il giorno della riapertura, perché tutti andavano in giro solo in macchina. Quindi è una cosa che dobbiamo iniziare a ragionare da subito, e è necessario
che tutti i comuni mettano, ragionino a mobilità alternativa, fondamentalmente ciclabile, per tutti quelli che si possono spostare, che non si devono, non devono fare troppi chilometri per spostarsi, perché non puoi permetterti che troppe persone usino i mezzi pubblici, purtroppo, perché possono essere un problema, ma non puoi neanche permetterti di creare di nuovo un inquinamento spaventoso con milioni di macchine che ci intasano le strade. Quindi piedi e bicicletta sono fondamentalmente i due mezzi che devi incentivare in tutti i modi possibili, lasciando i mezzi pubblici a solo chi ne ha realmente necessità, chi ha difficoltà di deambulazione. Bisogna, non dico imporre, ma convincere le persone a usare il meno possibile sia macchina che per non ingorgare che i mezzi pubblici. E non parlare del problema delle scuole, che ormai noi stiamo rimandando perché riapriranno a settembre, ma a settembre se tu riempi le classi con 25 ragazzini per classe, no, infatti non... come fai? È un problema. Cioè, sì, anche se c'è da dire che il problema grosso è che è il rapporto tra gli alunni e i professori, e tra gli alunni e i bambini e poi la famiglia che trovano a casa, perché in realtà a quell'età che io non ho trovato dei paper che mostrano particolari casi gravi tra i bambini e i ventenni, per cui si potrebbe pensare a una sorta di sviluppo, di diffusione, un po' l'idea assurda che aveva Johnson in Inghilterra, però non, come fai? L'unica forse categoria per cui si potrebbe pensare sono i ventenni, ecco, quell'età che avevamo tanti anni fa anche noi, e che a loro a vent'anni puoi tranquillamente vivere con i tuoi coetanei per un tot di tempo senza frequentare né la famiglia né i nonni, anzi sei anche contento di farlo, e quindi forse è l'unica categoria in cui si potrebbe pensare di lasciare che si diffonda il virus tra di loro. Però sono tutti meccanismi di ingegneria sociale molto complicati, sì, che ti possono sfuggire di mano in un attimo. Poniamo che hai... stai ragionando su come far diffondere il virus in una categoria di una fascia della popolazione, bloccandola in tutte le altre. Poi improvvisamente ti sfugge di mano la situazione e tu c'hai un tot di milioni di persone contagiate ma asintomatiche che cominciano a contagiare gli altri che non dovevano essere toccati. A quel punto diventa tutto fuori controllo, per cui non lo so, ci potrebbero immaginare tanti meccanismi del genere, ma sono tutti molto pericolosi. Eh sì, in effetti non è facile, perché tra l'altro appunto è una prima mondiale, noi non sappiamo molte cose, adesso molti sperano nell'estate, però anche la speranza nell'estate va capita, perché ad esempio il Brasile i suoi casi ce l'ha e stanno salendo anche in alto, e sicuramente là non fa freddo, quindi Non sarà facile. Anche appunto io stavo pensando al fatto che giustamente molti stanno pensando a cercare di tenere più al sicuro gli anziani, però comunque gli anziani in qualche modo devono mangiare, devono avere, no, procurarsi il cibo, avere accesso alle cure mediche, perché un'altra cosa che è veramente strana, che ho scoperto recentemente, gli ospedali sono strapieni di posti vuoti, i letti sono tutti vuoti, non c'è il personale, tutto quanto lavora sui reparti Covid e ha interrotto le cure normali. Quando si riaprirà, gli anziani dovranno andare a farsi fare tutte le terapie che non hanno fatto, che hanno rinviato, eccetera, eccetera. Quindi sarà comunque necessario pensare a un sistema di gestire gli ospedali in maniera da consentire delle persone di non essere più infettate all'interno e comunque di avere una prospettiva, perché di nuovo non è che possiamo chiudere gli anziani in casa e dimenticarceli, perché a quel punto lì, diciamo, avere una vita reclusa non è neanche una vita. Insomma, è veramente difficile immaginare come sarà, non abbiamo precedenti sensati, purtroppo l'Italia su questo, a parte appunto Cina e Corea che sono sistemi estremamente diversi, è la prima a avere un problema di queste dimensioni e che quindi farà molta più fatica a uscirne degli altri, ci vorrà soprattutto una grande flessibilità. Ecco, infatti l'ultima cosa che volevo dire, che poi adesso devo scrivere l'articolo per la stampa, è che se c'è stato un lato positivo della famigerata autonomia regionale della sanità, è stata quella che regioni diverse hanno messo in campo strategie diverse e si è visto che effettivamente alcuni sono andati peggio, ma altri sono andati meglio. Una critica che è stata fatta al sistema cinese, che è centralizzato, cioè loro hanno fatto una politica, hanno sbagliato per una vita, poi hanno cambiato tutti quanti insieme, però la possibilità di vedere esperienze diverse
positive. Adesso poi non è che c'è bisogno di federalizzare la sanità per farlo, ovviamente ci sono mille modi per farlo senza federalizzare la sanità, però è vero che, che in queste situazioni bisogna imparare proprio anche a fare dei trial and error, perché alla fine l'esperienza accumulata poi ci farà selezionare le esperienze positive e scartare quelle negative. Quindi, diciamo, uno dei pochi frutti sensati di questa regionalizzazione della sanità è stata che abbiamo capito dal Veneto che bisogna fare tanti tamponi, abbiamo capito dall'Emilia l'importanza delle cure domiciliari, dal Piemonte non abbiamo ancora capito niente, ma speriamo di capirci qualcosa presto. Abbiamo capito cosa non fare dal Piemonte. Grazie Alessandro, e allora ringrazio anche ovviamente Giorgio e Fausto per i contributi molto interessanti a questo dibattito, che ovviamente per forza di cose continuerà, perché adesso insomma si inizia a parlare sempre di più di fase 2, ma appunto abbiamo anche messo in campo dei temi fondamentali, quali appunto quelli dell'investimento nella sanità pubblica. Abbiamo visto che magicamente cose che sembravano impossibili fino al giorno prima sono diventate possibili in questa situazione. Penso appunto agli esempi che sono stati fatti sul lavoro, ma mi viene da pensare anche all'enorme quantità di risorse che si riesce a mettere in campo per affrontare un'emergenza, ma questo succede anche ogni volta che c'è una catastrofe naturale e non riusciamo mai ogni volta a imparare che probabilmente l'investimento migliore sarebbe quello di prepararsi prima per appunto evitarla o essere più pronti ad affrontarla qualora si verificasse. Quindi insomma credo che una lezione sicuramente dovremmo apprenderla, spero che sarà così, so che non sarà così, perché c'è bisogno di una spinta, e questa spinta insomma proviamo a darla noi dal Corsaro, proviamo a darla anche Officine Corsare Comune, provano a darla i compagni Coalizione Civica Bologna, provano a darla i tanti vari spazi che si sono anche auto-organizzati e stanno dando risposte sul territorio attraverso attività di mutualismo per rispondere a questa crisi, e sappiamo insomma che i problemi che ci ritroveremo ad affrontare anche nel momento in cui passerà l'emergenza sanitaria saranno molto gravi, e quindi ci vorrà davvero un'intelligenza collettiva che insomma penso che ci sia la capacità di mettere in campo, e quindi vi ringrazio ancora per il contributo, e quindi saluto tutte le persone e ringrazio le persone che hanno seguito, e ricordo insomma gli appuntamenti sempre organizzati da Comunet e dal Corsaro di martedì 21 aprile con Emiliano Brancaccio e Giacomo Gabbuti, che ci parleranno appunto della necessità di affrontare la crisi economica con un piano europeo che parta appunto dal controllo dei capitali e parli anche della necessità di una pianificazione pubblica. Invece, in vista del 25 aprile, il giorno prima, il 24, la discussione tra Luciana Castellina e Cristian Raimo su i temi di patriottismo e senso di comunità, che appunto anche in questa emergenza emergono, riemergono. Abbiamo visto le bandiere ai balconi nella prima settimana di lockdown, ora insomma iniziano a scomparire anche, ma credo insomma che anche il senso di comunità che si è creato e che le tante persone che riescono a mettere in campo attivamente, tanto voi con le vostre risposte, che sono comunque un modo per fare comunità, per creare comunità attraverso appunto la condivisione del sapere, tanto appunto tutte quelle che lo fanno attraverso attività mutualistiche, insomma penso che siano delle cose da valorizzare e da riuscire a portare anche nella fase 2, nella fase 3, nella fase 4 e quando anche ci saremo scordati di questa emergenza. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi davvero, grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.